Noi è stato assegnato un porto dopo il primo soccorso, andavamo verso il porto e sono state altre situazioni di emergenza che noi abbiamo l'obbligo di intervenire, quindi siamo tornati perché non potevamo abbandonare quello, se no saremmo stati accusati di omissione di soccorso, un comandante non si può permettere quello, un obbligo internazionale lo deve fare. Ma l'ammiraglio lo ha spiegato in camera la settimana scorsa, il capo della Guardia Costiera, il reparto 3 del Mar Cicci, pure il ministro l'ha detto, il decreto non vieta il soccorso, se ci sta un'altra situazione di pericolo, di emergenza in mare, tutti i comandanti di tutte le barche del mondo hanno l'obbligo di farlo, esattamente quello che abbiamo fatto. Adesso siamo ovviamente sollevati per arrivare a terra, tutti i bisogni possono essere prese in carico, hanno cominciato i bimbi, le donne, le famiglie, allora l'operazione va bene. Dovesse arrivare la sanzione amministrativa, addirittura il fermo della nave? Beh, dovremmo aspettare, prima noi non pensiamo che questo dovrebbe arrivare perché non abbiamo fatto altro di quello che viene fatto, non abbiamo contraddetto quello che dice il soccorso, quindi al nostro avviso questa sanzione non c'entra. Scavi a bordo, sì, ci sono scavi a bordo sempre, no? La situazione è sovraffollamento, il centro di detenzione libici, è normale che tutte queste persone hanno questa situazione nella pelle. Sì, un obbligo e non possiamo andare via quando non ci sta nessun altro che faccia il lavoro che noi dobbiamo fare, stiamo a coprire un vuoto di là. Se noi andiamo via perché ci assegnano un porto, non ci sta un'altra persona, un'altra imbarcazione che possa fare fronte a questa emergenza che sappiamo che continuano, che ci sono, quando ci sta una siamo noi a farlo, esattamente quello che è successo in mare. E sicuramente è un effetto diretto di queste misure, perché venire fino a qua ovviamente ha un costo aggiuntivo che tante organizzazioni non possono affrontare, eppure noi ci colpiamo.